Ilaria D'Amico, legge bavaglio aggiunto 2 giorni fa da Teob 74. Lo sapete che con la legge bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere quello che noi, giornali e televisione, possiamo pubblicare e che voi potete conoscere? Adesso lo sapete. Dice, ci ho pensato, dice, vi ci vuole il bavaglino. Dice, giornalisti made in Italy che intervistano i broccoli della mamma degli ortaggi dell'ortolo, se carote, melanzane e cocomeri, sono d'accordo, i microfoni spengono. Strofa base, Ilaria D'Amico, brilla d'estate, vai. Chi trova una D'Amico trova una Calvaria. E dice che sarà il governo a decidere ciò che potranno pubblicare, però il portavomito Doc dice quella è una merda secca, dice ai figli, li ho strozzati come 2 galline. Che Ilaria D'Amico, ma che ce frega a noi, vabbè, cazzi loro. Poi c'è un'altra, non so come che si chiama, dice, diciamo no alle leggi bavaglio, aggiunto 2 giorni fa, da Domingo Kitsch, visualizzazioni 616, rispondi a questo video, dice, sono l'unico indispensabile, coibio, chi l'ho detto? Dice, brilla l'estate, vai, e dice, il pappone Roberto e Sorci, il nobile Alberto e Sorci, la filacchione Rossana e Sorci, il poeta Angelo e Sorci, il tre Paolo e Alessandro e Sorci, la Narcisia Zarasti e Sorci, il Danilo Pirico e Sorci, il Ruscio Scivio Biascio e Sorci, i 440 Caini di Puglia, quello e sì, dice, sono indispensabili, dice, e anche Brille, molto più brilli del Grullo e anche del Grillo, Tragni, Formica, Tarantola, Vitiello, Pomodoro, e dice, bruti o liberati, e sì, dice, specializzati in aggressioni, truffe, omicidi, eccetera, in condanne, vittime, assoluzione, il premio criminale, però e allora dice, diciamo noi le leggi bavaglio, e non dice, diciamo sì ai bavaglini. Ciao, sono Ilaria D'Amico. Lo sapete che arriva Domingo Kitsch, dice, dice, tu dici, sarai di sicuro uno di quei cretini di destra ancora rimasti, purtroppo, dice, la ruota girerà e voi farete una brutta fine, posso? Ma questo è marciume scivolato nel ventennio. Bimbo Monna che risponde a Domingo Kitsch, dice, bevi di meno, i trovatelli Minotauro d'Italia hanno fame, contribuire o tacere, e poi dice ancora, i destri mi danno del cretino, della cretina, ma vabbè, i destri, dice, mi danno del cretino di sinistra, i sinistri mi danno del cretino di destra, dice, dritti e mancini, mangiano, bevono, ruttano, vomitano e io pago, Gaetano Rutte, essere liberi uguale essere schiavi delle ideologie uguale non essere. E non essere. È lo stesso. Le letterine, cartoline gialle, verdi, azzurre impazzano. Che diciamo? Che rispondiamo? Non letto! Spam! Ritorno al mittente. Prendono da una vita senza mai dare in cambio niente, solo rogne.
Da oltre 6 anni riscuotono sull'inglobato e ancora non sono sazi. E pensare che per la tassa sul macinato ci fecero una rivoluzione. Ciao, sono Ilaria D'Amico. I vampiri, lo sapete che con vampiri, la legge Bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere quello che noi, giornali e televisione, possiamo pubblicare e che voi potete conoscere. Bracconeggio a macchia di leopardo, tutti per uno e tutti contro uno, e vinci! Qualche volta no, peccato. Le letterine, cartoline gialle, verdi, azzurre impazzano. Non l'ho letto! Spam! Ritorno alla mittente. Pure Civerdi. Civerdi dice, non l'ho letto! Spam! Robledo! Non l'ho letto! Spam! Cecilia Bassina! Non l'ho letto! Spam! Quirinale.it! Non l'ho letto! Spam! Ciampi! Non l'ho letto! Spam! Napoletano! Non l'ho letto! Spam! Eccetera. E allora, facciamo la stessa cosa, no? Ciao, sono Ilaria D'Amico. Lo sapete che con la legge Bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere quello che noi, giornali e televisione, possiamo pubblicare e che voi potete dice, un'altra trovatela. Bulla, bulla d'estate. Ciao, sono Ilaria D'Amico. Lo sapete che con la legge Bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere quello che noi, giornali e televisione, possiamo pubblicare e che voi potete conoscere.